Pagine di Sport, una coproduzione tra il sito, la città di Isaura e la WISP nazionale, la redazione di WISPress. Allora, Riccardo Cucchi, l'immaginazione, il racconto sportivo in questi giorni diventa importante un po' per tutti, anche per chi sportivo non è o anche per chi è costretto a rimanere all'interno della propria casa. Ecco, partiamo proprio da questo elemento. Quanto è importante il racconto sportivo per te che sei un giornalista e un radiocronista, una voce che è entrata per anni nelle case dei cittadini, il racconto sportivo? Ma direi, parafrasando un po' la situazione in cui siamo costretti tutti noi in questo periodo, oggi è ancora di più importante il racconto sportivo. Diciamo la verità, noi che siamo innamorati dello sport, a noi manca lo sport, manca naturalmente il racconto sportivo. Cos'è il racconto sportivo? Ma io credo, senza voler esagerare, che ci potrebbe essere un parallelo tra quella che è stata, per esempio, l'epica classica che prevedeva degli eroi capaci di battersi, magari non per lo sport, per battaglie, ma c'era bisogno anche di qualcuno che raccontasse quelle gesta e che le rendesse epiche. Omero, per esempio, senza voler scomodare paragoni troppo importanti, io credo che anche lo sport viva di una sua epica e che abbia bisogno di piccoli eroi o grandi eroi, persone, donne, uomini, capaci di fare cose più difficili, o meglio, cose per noi difficili, ma per loro semplici. Ma ci sia bisogno anche di qualcuno che abbia gli occhi, un microfono o una penna per poter raccontare tutto sommato l'epica, il meccanismo dell'epica è lo stesso. Ecco, e nel momento in cui non è presente in pista o sul campo il semidio, l'eroe, il campione, ma c'è la persona di tutti i giorni, lo sport per tutti, WISP, che tu hai raccontato molte volte, a cominciare da Vivi Città su Radio 1 Rai, tra l'altro domenica prossima sarebbe stato il giorno di Vivi Città. Ecco, il racconto dello sport per tutti e dello sport sociale, di che cosa si avvale? Perché dal tuo punto di vista ha dignità narrativa. Ma io credo che tutti abbiamo tentato nella nostra esistenza di cimentarci in un'impresa sportiva. Tutti, esattamente come i grandi atleti che sono più dotati di noi, abbiamo cercato di porre l'ostacolo un pochino più in alto, magari per correre 10 minuti di più, se ci piace correre, per affrontare una salita un pochino più difficoltosa, se ci piace andare in bicicletta, sfidare un amico in una partita a pallone o di calcetto. Tutti quanti noi abbiamo cercato di misurarci, in fondo lo sport è questo, ma lo sport è il tentativo di misurarci con se stessi, oltre che con l'avversario, se abbiamo un avversario. E credo che tutto sommato, anche in questo senso, il racconto sportivo non sia molto diverso da quello che poi applichiamo ai grandi atleti, cioè a quegli uomini e quelle donne, come dicevo prima, che sono stati capaci di fare delle grandi cose, cose che a noi sono impedite. Ma tutti noi siamo stati, tutto sommato, lo siamo anche a casa in questi giorni, quando magari saliamo sulla cyclette per cercare di controllare il nostro peso. Tutti quanti noi siamo atleti, e cioè persone che cercano di superare un limite, il proprio limite, piccolo o grande che sia, per capire fin dove il proprio organismo, il proprio fisico, la propria testa sia capace di portare. Ecco, e siamo entrati a piedi uniti, nel cuore, diciamo così, di questa nostra intervista, che ha, qualcosa che richiama le pagine di carta, dicevamo prima, il racconto scritto. Riccardo Cucchi è autore di un bestseller, possiamo definirlo così, che è difficile da trovare, Riccardo, se voi entrate nelle librerie, negli scaffali dedicati allo sport, dominati spesso da libri di metodologia dello sport, come si fa questo, come si fa quello. Il libro di Riccardo Cucchi, Radio Gol, Il Saggiatore, uscito un anno e mezzo fa, è un libro di racconti, un libro diverso. Ecco, Riccardo, come si riesce ad uscire attraverso un libro come il tuo dal cliché dell'essere rubricati, confinati a quasi un sottoprodotto culturale, che è quello sportivo? Che cosa bisogna fare?
Ma guarda, ti dico cosa ho cercato di fare io, non so con quale successo, con quale risultato. Ho cercato di giocarmi una scommessa. Io che ho pronunciato tante parole al microfono, e tu sai bene, facendo radio come me, che le parole pronunciate al microfono hanno una vita molto breve, il tempo che qualche orecchio le senta, per poi dimenticarle, a meno che non siano parole di un certo tipo, per esempio quelle che si ha la fortuna di pronunciare una volta ogni tanto, campioni del mondo, campioni olimpici, magari. Quelle rimangono un pochino più a lungo, ma normalmente le parole che si consumano al microfono volano via molto in fretta. La mia scommessa qual è stata? Cercare di metterle per iscritto, non certamente per la presunzione di immaginare che durassero di più, ma per vedere innanzitutto se fossero state capaci di emozionare come quelle che raccontiamo, che pronunciamo quando siamo al microfono. Ho cercato cioè di trasferire una sorta di linguaggio radiofonico in linguaggio scritto. In questo senso, come tu dicevi, mi sono dedicato, non è un'autobiografia per carità, non vorrei mai che qualcuno pensasse che questo libro sia un'autobiografia, convinto come sono che non ci sarebbe stato bisogno assolutamente di una mia autobiografia, peraltro, permettimi questo inciso, ce ne sono anche troppe in circolazione di autobiografie, delle quali perlomeno di alcune faremmo volentieri a meno. No, è un racconto, è un libro di racconti, ogni capitolo è una storia con due personaggi, con una vicenda che si snoda sotto i nostri occhi. Sono racconti tratti dalla mia esperienza di giornalista, di radiocronista, ma di persona, di uomo soprattutto, che ho avuto l'occasione di conoscere delle persone. L'unica vera differenza tra questo libro e un libro di narrativa, diciamo come siamo abituati a conoscerli, è che queste storie si agitano personaggi veri, realmente esistiti, e si narrano vicende sportive che sono realmente accadute. Io non so se sia riuscito a rendere la stessa emozione che mi dicono alla radio riuscivo a trasmettere, ma è quello che ho cercato di fare, trasformare un racconto radiofonico in racconto sulla pagina. Hai scritto nel tuo libro un atto di riconoscenza nei confronti della radio e del calcio, ma anche dei radiocronisti. Nel tuo libro scrivi che ogni epoca ha i suoi raccontatori, i suoi radiocronisti, gli anni 30 di Carosio, gli anni 60 Ameri e Ciotti. Lo diciamo perché oggi, il 15 aprile, è un giorno importante perché è la data di nascita di Enrico Ameri. Al quale in parecchi, a proposito di biografie, ti hanno accostato come stile, come modo di raccontare l'Italia attraverso lo sport. Sono onorato naturalmente di questo accostamento, anche se personalmente sono convinto che sia Ameri sia Ciotti siano maestri inarrivabili e che la mia generazione, io ma anche gli altri colleghi che con me hanno lavorato dopo l'era storica, epica davvero, scritta da Ameri e Ciotti, il nostro compito sia stato fondamentalmente uno, quello di non farli rimpiangere troppo, perché credo che Ameri e Ciotti abbiano rappresentato veramente la storia di tutto il calcio e questo binomio, questa antitesi che creavano, no? Tutto sommato era un'antitesi molto simile, paragonabile, io credo, per esempio, ad altre antitesi storiche, sempre nello sport, per esempio quella tra Coppi e Bartali. E se Bartali e Coppi sono stati la fortuna del ciclismo, io credo che Ameri e Ciotti siano stati la fortuna di tutto il calcio. Naturalmente in questo libro ci sono pagine dedicate a loro. Per quanto riguarda Ameri, ho un ricordo che riporto naturalmente nel libro, considerando un fatto importante che forse ai più giovani può sfuggire, e cioè che io bambino ho cominciato ad innamorarmi della radio e ho cominciato ad innamorarmi del calcio prima di entrare in uno stadio attraverso le loro parole, quindi ero soprattutto un loro ascoltatore, innamorato del loro modo di trascinarmi in uno stadio, grazie alle parole di Enrico e di Sandro, ripeto ancora, prima di vedere una partita di calcio, prima di vedere lo stadio, io già immaginavo tanto i colori, ma anche le atmosfere che si respiravano dentro il campo di calcio, riuscivo a vedere le partite grazie a loro. Peraltro, anche qui apro un piccolo inciso, in tempi in cui la televisione non era ancora entrata nelle case, arrivò dopo, per la mia generazione, io vedevo il calcio a colori. E fu una grande delusione per me quando il primo giorno in cui finalmente papà portò a casa questa televisione, accorgermi che il campo che io avevo visto verde nelle immagini che mi portavano nella casa Enrico e Sandro, in realtà era grigio, perché la televisione, come sapete, è nata in bianco e nero. Allora ho sempre paragonato la bellezza e la brillantezza, la differenza, permettetemi, tra questi due mezzi, ricordando quella mia sensazione di delusione
quando mi accorsi che la TV era in bianco e nero, mentre la radio era già a colori, è sempre stata a colori. La radio è sempre stata a colori e Riccardo Cucchi, tu eri un ragazzino che probabilmente tra un regalo che poteva essere un pallone di cuoio e un altro elettrodomestico che ti invito a presentarci, hai preferito quell'altro elettrodomestico, cioè giocavi a fare il radiocronista. Ecco di quale elettrodomestico parliamo. Sì, è stato il regalo più bello che abbia mai ricevuto nella mia vita. Un piccolo registratore che ha i capelli bianchi, ricorderà forse, chi è giovane non lo può ricordare, una marca che non esiste più, quindi non rischiamo di fare pubblicità, che si chiamava Geloso, una fabbrica italiana, che per prima realizzò dei piccoli registratori da casa, soltanto di bobina naturalmente, con quei tasti colorati nei quali non c'era scritto in inglese rewind, ma c'era scritto per esempio avanti, anziché naturalmente la parola inglese. E la prima cosa che feci, aprendo questo registratore, un regalo straordinario che mi fu donato per Natale, la prima cosa che feci, accesi i registratori, inforcai il microfono e mi inventai una radiocronaca. Perché al momento ne ho inventate tante, naturalmente, cercando di emulare i miei miti, America e Ciotti, che ovviamente non conoscevo da ragazzino, cercando in qualche modo di imitare, di rubare le loro parole, il loro modo di raccontare. In qualche modo scrivendo, tra virgolette, senza saperlo, inconsapevolmente, un pezzo di quel percorso che poi mi ha portato ad entrare in questo mondo straordinario, questo paese dei balocchi, per me giovane cronista, addirittura arrivando a conoscere i miei miti, Ameri e Ciotti, e cominciando a lavorare con loro, muovendo i primi passi insieme a loro. Quindi diciamo che le mie radiocronache sono cominciate prima che al microfono, su quel piccolo magnetofono da casa. Qualche giorno fa, Riccardo, hai postato su Twitter un curioso messaggio, cioè hai svelato un segreto. La squadra per la quale tifano i più importanti, i più noti radiocronisti italiani. Quindi hai svelato che Ameri era di una certa squadra, Ciotti di un'altra squadra. E che cosa si prova quando ad un certo punto di una telecronaca che tu stavi facendo, perché sveli le squadre di tanti tuoi colleghi, ma non la tua. Ecco, che cosa si prova quando a un certo punto di una telecronaca si dicono queste parole, come tu hai detto, 18 e 4 minuti del 4 maggio 2000, la Lazio è campione d'Italia. 14 maggio. È una data indimenticabile per noi. Peraltro anche un'altra indimenticabile, dico per noi perché ormai ho svelato, naturalmente lo sanno in molti, l'hanno saputo quando ho smesso di lavorare, la mia passione per la Lazio, e noi abbiamo due scudetti, io dico sempre ai miei amici juventini, noi siamo agevolati rispetto a loro che ne hanno vinti così tanti e fanno fatica a ricordare le date di tutti i loro scudetti, noi facciamo in fretta, ne abbiamo vinti soltanto due, uno il 12 maggio del 74 e uno il 14 maggio del 2000. E beh, il 12 maggio del 74 ero in curva nord allo Stadio Olimpico, tifoso della Lazio naturalmente, con la radio incollata alle orecchie e con la voce di Enrico Ameri, che tra l'altro non era soltanto un vezzo, mi aiutava davvero, perché chi è stato una volta nello Stadio Olimpico sa perfettamente come si veda male in curva. Il calcio di rigore con il quale Chinaglia consegnò la vittoria contro il Foggia alla Lazio e anche lo scudetto, si batteva sotto la curva sud. E se non ci fosse stato Enrico Meri a raccontarmelo alla radio, probabilmente avrei capito poco. E ricordo perfettamente la grande esultanza al fischio finale, mentre ero abbracciato, stretto nell'abbraccio di chi era vicino a me, io continuavo a sentire Meri alla radio che gridava «Lazio campione d'Italia!». In quel momento, magico per me laziale, insperato, inimmaginabile, perché non pensavo mai di poter vincere lo scudetto, mi ricordo come eravamo a fare il turno della Serie A alla Serie B, pensai, ma che meraviglia sarebbe, che sogno straordinario se riuscissi un giorno non solo a fare il mestiere di Enrico Meri, che all'epoca non potevo neanche immaginare, ma che mi capitasse anche la funzione di gridare Lazio campione d'Italia. E non immaginavo naturalmente che entrambi i sogni sarebbero stati realizzati, sono stato privilegiato e fortunato, e che mi capitasse il 14 maggio del 2000, al termine di Perugia-Juventus, partita che tutti ricorderete, ma Lazio aveva già giocato e vinto contro la Regina per 3-0, un'ora e un quarto prima,
di poter gridare alla radio Lazio campione d'Italia. Naturalmente cercai in tutti i modi di soffocare una grande emozione che rischiava di strozzarmi l'urlo campione d'Italia in diretta, ma mi permisi soltanto a microfono chiuso, a chiusura di trasmissione dopo l'ultima parola pronunciata, di lasciarmi andare, lo confesso pubblicamente, ad un pianto spontaneo da tifoso laziale innamorato dei suoi colori, come sono innamorati ovviamente tutti i tifosi. Allora, tornando al tweet che ho fatto l'altro giorno, in tanti mi chiedevano: ma che squadra, per quale squadra parteggiavano Ameri, Ciotti, Provenzali, Ferretti, Ezio Luzzi? Beh, no, ho fatto la spia nei confronti di colleghi che non sono naturalmente all'opera in questo momento, colleghi che hanno smesso di lavorare e ho raccontato la loro passione, ma nessuno di loro l'aveva mai confessata, così come ho fatto anch'io, una scelta che ho adottato anche io, prima di aver smesso di lavorare. E nessuno, tra tutti coloro che hanno letto l'elenco, diciamo, di squadre del cuore, nessuno di quelli che mi hanno risposto avrebbe mai immaginato che Ameri, per esempio, fosse tifoso del Genoa, o che Sandro Ciotti fosse tifoso della Lazio. Questa è la straordinaria bellezza racchiusa nel fatto che alla radio, dato più importante, soprattutto per chi fa radio, è conquistare la fiducia dell'ascoltatore, che non deve minimamente sospettare che tu possa essere di parte, neanche per un minuto. Non deve sapere, ammesso che ci sia, se tu hai una squadra del cuore. Perché? Perché deve potersi fidare di te, soprattutto perché non hai immagini. E quindi le tue parole sono un atto di fede, tra virgolette. Deve poterti credere. E se tu non sei capace di conquistare questa fiducia, magari creando anche un piccolo pregiudizio, è facile dire l'hai detto perché sei tifoso di quella squadra, no? Quindi questo pregiudizio va cancellato, non deve essere creato, per consentire a chi ti ascolta di potersi liberamente fidare del tuo racconto. Riccardo Cucchi, prima di passare a una lettura che ti chiediamo, intanto così mentalmente ti organizzi, perché è una regola di questo nostro angolo, torniamo un attimo al valore sociale dello sport. Ecco, il calcio del quale abbiamo parlato è sicuramente un gioco molto importante, molto popolare, che in qualche modo tiene anche in piedi un sistema. Ma gli stessi valori sociali che attraverso lo sport vengono veicolati, ecco, come possiamo fare in modo che rappresentino, sedimentino cultura, coesione sociale, anche attraverso chi come la WISP promuove uno sport che, come già ho detto prima, non si nutre di simboli, ma si nutre di tanti profeti solitari, di tanti attori sconosciuti. Ecco, il valore sociale dello sport, Riccardo Cucchi. È enorme. Non soltanto sociale, soprattutto sociale, ma anche educativo, formativo. Io sono legato a tutto lo sport, allo sport, e poi sono evidentemente anche un innamorato del gioco del pallone, ma il pallone, lo voglio chiamare così per una volta, il gioco del pallone al quale io sono legato, quello descritto magnificamente in due parole, in poche parole, in due righe, da un grande scrittore sudamericano, che probabilmente naturalmente tu conoscerai, come conosceranno molti, Galeano, uruguaiano, il quale scrisse così una frase che molti conosceranno: dove c'è un bambino che prende a calcio un pallone, lì comincia la storia del calcio. Beh, credo che questo modo di concepire lo sport possa essere applicato ovviamente a tutte le discipline sportive. Dove c'è un bambino che corre, dove c'è un bambino che va in bicicletta, dove c'è un bambino che gioca con un altro bambino, lì comincia la storia dello sport, perché lo sport è questo. Lo sport è incontro, lo sport è coesione, lo sport è inclusione. Ecco, inclusione. Questo, in questo momento storico, diciamoci la verità, è così difficile far passare il concetto di inclusione, perché purtroppo siamo tutti consapevoli del fatto che in questo momento sia esclusione la parola che va purtroppo più di moda. Esclusione dall'ambito sociale, esclusione dall'ambito delle comunità internazionali, esclusione delle persone anziché inclusione. Si ha quasi paura del termine inclusione, di quello che rappresenta naturalmente. E invece lo sport è questo. Lo sport non può prescindere da questi valori. Lo sport ha dei valori, è portatore di valori. Poi naturalmente sappiamo anche che specialmente a livelli molto alti professionistici a volte questi valori si dimenticano, ma sappiamo perfettamente che lo sport è l'antitesi, per esempio, del razzismo, è l'antitesi dell'esclusione, è l'antitesi di tutto ciò che è nemico, avversario sì, nemico ma.
lo sport è stare insieme. Le Olimpiadi sono un grande momento di incontro di giovani che arrivano da ogni parte del mondo, di lingue diverse, di colori diversi, di culture diverse, per vivere insieme un momento che dura 16 giorni di sport e di attività. Ma le Olimpiadi ci sono anche tutti i giorni nelle strade della nostra città, nei campi di calcio scalcitati, ci sono evidentemente nei tornei che voi organizzate, per esempio ce ne sono tanti, il torneo dedicato più grande, io credo dedicato al modo di vivere insieme lo sport, è quello che voi dedicate alla battaglia contro il razzismo, è una grandissima occasione per tutti. Vorrei ricordare, perché l'abbiamo vissuta insieme, mi perdonerai, ma insomma, Vivi Città, che tra l'altro si sarebbe dovuto correre domenica prossima, se non ricordo male, vero Ivano? Vivi Città che cos'era se non un grande momento di incontro, al di là dei professionisti che partecipavano per vincere, ma quante persone tu hai visto, abbiamo visto insieme, seguivano quei grandi atleti per stare insieme e correre. Lo sport ha un grande valore sociale, dobbiamo avere la capacità di raccontarlo naturalmente, ma soprattutto di viverlo e di farlo vivere, perché non ci sarebbe società, mi permetto di dire, senza un'attività sportiva che ci metta insieme, uno vicino all'altro, non per vedere le differenze, ma per cancellarle nell'ambito di una sfida che è fatta soprattutto di lealtà nei confronti di ciascuno dell'altro. Hai fatto bene a ricordare le società sportive del territorio che in questi giorni stanno vivendo momenti davvero difficili e sappiamo quanto siano importanti come presidi sociali che tengono in piedi una comunità territoriale. E speriamo di uscirne presto, prego. A questo proposito una piccola riflessione personale, perché siamo in tempi molto difficili. Evidentemente tutti noi vogliamo uscire da questa situazione da incubo che ci costringe chiusi nelle nostre case per difendere la nostra salute. Siamo vicini a tutti coloro che stanno combattendo per la vita e a tutti coloro che ci aiutano, che aiutano chi è malato, i medici, gli infermieri, per uscire dalla malattia. Però non dobbiamo dimenticare naturalmente che questa situazione provoca tante crisi a capitolo. Tu hai citato le società sportive. Oggi si polemizza, per meglio dire, sulla ripresa del campionato sì di calcio di Serie A, ripresa del campionato no. Come sai, ci sono due filosofie diverse. La verità vera è che lo sport fermo non è soltanto un danno per la società professionistica che sapranno sicuramente recuperarlo, è un danno per tutto lo sport, quello che ha discese sotto. E tu parlavi delle società sportive che sono operanti sul territorio e che hanno in questo momento difficoltà enormi ad operare ancora, e crisi finanziarie, perché poi lo sappiamo, tanta buona volontà, tanta capacità di coinvolgere le persone, ma poi ci vogliono anche modi per poter organizzare queste cose. Tutte le cose hanno un costo, sia pur minimo. E questo stop, naturalmente, di attività sportiva produce un danno incalcolabile. Io mi auguro che non appena usciremo da questa situazione, uscendo dalle nostre case, mi auguro di non trovare il deserto intorno a noi. Ecco, il deserto per noi spero proprio che non ci sia, perché purtroppo questo è un rischio che corriamo anche nel mondo dello sport, a maggior ragione nel mondo dilettantistico dello sport, è quello che più di tutti vi ha a cuore, e quello c'è naturalmente legato allo sport sociale. Ecco, prima di passare alla lettura, Riccardo, volevo chiederti un messaggio da lanciare ai giovani colleghi, ai giovani giornalisti. Quali sono le caratteristiche giuste per cominciare e quali i segreti del mestiere? Questa tua riflessione, Riccardo, la vorrei dedicare a un comune amico e collega scomparso ieri, Franco Lauro. E spiego anche il perché, perché io ho conosciuto e ricordo Franco Lauro proprio agli inizi di questo lavoro, del nostro lavoro. Era la Roma dei primi anni Ottanta, andavamo in giro a seguire conferenze stampa o attività sportive di livello di base. Ecco, e questo ricordo di Franco mi è sempre rimasto, abitavamo anche abbastanza vicini, e ieri sono rimasto davvero addolorato come te, ho visto che l'hai ricordato in un post. Franco era un professionista quasi maniacale, molto preciso, molto attento, che si documentava continuamente. Mi fa piacere che tu abbia ricordato Franco nel chiedermi una riflessione sul senso di questo mestiere, il nostro mestiere, perché Franco l'ha espresso bene. Io e Franco eravamo molto amici, anche vicini per modo di concepire il nostro mestiere, se vuoi anche in modo vistosamente
esclusivista, nel senso che noi abbiamo fatto di questo mestiere la nostra esistenza, sia io che Franco, e vedevamo nel nostro mestiere una sorta di missione, forse esagererò, mi perdonerete, dedicando al nostro mestiere tutta la nostra vita. Franco l'ha fatto per passione, l'ha fatto perché voleva rispondere alla fiducia che gli veniva concessa, ma soprattutto rispondere alla fiducia dei suoi capi, dell'azienda, del servizio pubblico, ma soprattutto rispondere alla fiducia che doveva conquistare da parte degli ascoltatori, dei telespettatori. Come si fa questo mestiere? Innanzitutto con la passione, innanzitutto con la dedizione, innanzitutto sapendo di vivere un privilegio, ma un privilegio che si deve costruire attraverso il lavoro, attraverso la preparazione. Franco era maniacale nella preparazione del suo lavoro. Ritagliava pezzi di giornali in tempi in cui i PC naturalmente non ci aiutavano ad archiviare i dati che sono necessari per fare il nostro mestiere. Lui ritagliava, lo ricordo, ritagliare incessantemente giornali, incollarli su una pagina, raccogliere dati, prendere appunti, parlare con allenatori e giocatori di basket, che era il suo sport preferito, per capire e sapere. E per poter mettere questo sapere, questa conoscenza meticolosa nella raccolta dei dati a disposizione di chi poi avrebbe ascoltato le sue telecronache o lo avrebbe seguito nelle conduzioni di tante trasmissioni che ha saputo dirigere con grande capacità. Ecco, credo che Franco abbia rappresentato il modo con cui fare questo mestiere, l'unico modo possibile: dedizione, competenza, preparazione. E consentimi, con gentilezza. La gentilezza è un pregio e una virtù che stiamo perdendo. I toni sono troppo alti, si cerca spesso in modo esagerato ed inutile la polemica, si creano fazioni, si dividono, anche il pubblico sportivo spesso è diviso da certi atteggiamenti, mi permette di definirli deteriori ed incongrui nel nostro modo di fare giornalismo. Franco era esattamente il contrario. Franco era un narratore di sport imparziale e soprattutto, insisto, gentile. Ecco, recuperare la gentilezza anche nel nostro mestiere non sarebbe male. E lo abbiamo ricordato come a lui sarebbe piaciuto, appunto, penso, Riccardo, con la gentilezza, adusando le parole. A proposito di parole, vorrei concludere questa nostra intervista. Ti ringrazio della gentilezza e ringrazio anche Francesca Spanò, perché ci sta seguendo con pazienza e professionalità dalla regia. Ecco, come un po' è tradizione di questo angolo, una lettura di qualcosa che tu hai scelto per noi del tuo libro Radio Gol. Saluto Francesca innanzitutto e la ringrazio anche io per la pazienza con la quale ci sta aiutando ad andare in onda. Allora vorrei suggerire a te, vorrei suggerire a tutti coloro che sono in visione in questo momento di fare un piccolo salto indietro, di tornare a quella notte magica di Berlino del 2006, nella quale l'Italia affronta in finale mondiale la Francia, e arrivare al momento in cui tutti noi eravamo paralizzati nell'attesa di un calcio di rigore, quello affidato a Fabio Grosso, lo ricordate sicuramente. È voluto un libro, Radio Gol, dedicare naturalmente un capitolo a quella notte straordinaria anche per me, come testimone di quell'evento, e ricostruire quello che credo tutti quanti noi, che si fosse in ascolto della radio o si fosse di fronte alla televisione, io credo abbiamo vissuto. Allora mi permetto di leggere queste poche righe. Tutti eravamo fermi insieme a Grosso, qualche metro fuori dall'area di rigore. Tutti abbassammo lo sguardo sulla palla. Tutti ci curvammo lievemente muovendo un passo. Tutti iniziammo la rincorsa. Grosso! Grosso! Tutti corremmo verso il pallone che attendeva di essere calciato. Tutti lo fissammo mentre ci avvicinavamo, ignorando Barthez. Tutti lo colpimmo con la forza e la precisione di cui eravamo capaci. Rete! Rete! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Correre! Correre e basta! Tutti, insieme agli azzurri, correre e basta! Senza una meta! Correre con Pirlo! Correre con i ragazzi scattati dalla panchina! Correre con Fabio Grosso, correre una corsa senza senso, gridando, come Marco Tardelli a Madrid, come Totti e Del Piero, ora come Buffon, ebro di gioia, correre e basta, liberando tutte le energie
fino a cadere stremati a terra, correre e basta. Grazie. Grazie Riccardo Cucchi per queste pagine, per questa lettura, per questa voce. Io ogni tanto distoglievo lo sguardo dal monitor del telefonino che ho di fronte e così mi concentravo sulla tua voce. È una grande emozione per quello che ci hai dato, per quello che ci hai trasmesso e anche per le cose che ci hai detto oggi pomeriggio, Riccardo. Grazie a te Ivano, un caro saluto, un in bocca al lupo a tutti e naturalmente rimaniamo a casa, perché soltanto rimanendo a casa tutti insieme potremo vincere questa battaglia. E la WISP esprime questo rimanere a casa con lo slogan "La palestra è la nostra casa". Grazie a tutti. Arrivederci, ciao.